Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento dedicato ai lavori del Consiglio regionale della Toscana, la rubrica della nostra emittente che segue da vicino i lavori del Parlamentino regionale toscano. Il Consiglio torna in presenza per la seduta del 22 e 23 novembre, dunque come sempre, come di consueto, andiamo ad illustrarvi quelli che sono gli argomenti che abbiamo selezionato per voi nel sommario di oggi. Andiamo a vederci il sommario. Il Consiglio regionale ha approvato nell'ultima seduta la terza variazione di bilancio 2022-2024 della Regione Toscana. Dopo un ampio e acceso dibattito in aula, l'atto è stato approvato a maggioranza, con 24 voti a favore e 13 contrari. Durante il confronto in aula sono stati presentati una serie di emendamenti da parte della Giunta con i quali si sono introdotti alcuni contributi, rimodulando al contempo gli impegni previsti in precedenza. La variazione ha riguardato in particolare la rimodulazione della spesa per alcune opere pubbliche, spostandole al 2023 e al 2024 in funzione della realizzazione di tali opere. Tra gli interventi principali sono da segnalare le maggiori spese per il rinnovamento strutturale e strumentale del patrimonio delle aziende sanitarie per complessivi 46 milioni di euro, il contributo straordinario per l'intervento di bonifica della falda soggiacente al sito di bonifica Sin Sir di Massa per quasi 12 milioni di euro e una serie di interventi a sostegno delle attività culturali per oltre 15 milioni di euro. Il Consiglio regionale ha approvato una variazione di bilancio la cui caratteristica principale è senza dubbio quella della riduzione dell'autorizzazione all'indebitamento. Oltre 120 milioni in meno di autorizzazione all'indebitamento per l'anno corrente dovuto al fatto che ci sono una serie di spese di investimento che vengono tutte spostate sulle annualità successive. Tuttavia, questa manovra presenta alcuni tratti importanti, molte linee di finanziamento che in parte vengono effettuate mediante appunto autorizzazione all'indebitamento e dall'altra mediante strumenti diversi da quelli del ricorso al credito. Tra gli interventi più significativi di questa manovra si registra senza dubbio lo stanziamento di 46 milioni a favore della sanità, a favore delle nostre aziende sanitarie locali e degli enti derivati del sistema sanitario regionale. Si tratta di 10 milioni che vengono assegnati all'ospedale di Cisanello per gli importanti lavori che qui si stanno svolgendo e per il rincaro che c'è stato dei costi dell'energia e delle materie prime, ma dall'altra parte ci sono altri 36 milioni che vengono messi a disposizione delle aziende sanitarie per i servizi sanitari. Questo perché le aziende nel tempo hanno dovuto effettuare una serie di investimenti sull'edilizia che non sono coperti dall'articolo 20 della legge dell'88 e quindi oggi la Regione stanzia in conto capitale 36 milioni allo scopo proprio di permettere investimenti in edilizia sanitaria garantendo però il rispetto dei livelli di servizi sanitari che abbiamo avuto fino a questo momento. Ci sono poi tutta una serie di importanti contributi che vengono dati ai comuni, soprattutto collegati al settore della cultura e a quello dell'edilizia collegata alla cultura, al patrimonio storico e artistico. Siamo coerentemente e fortemente contrari a questa variazione di bilancio e al provvedimento di interventi ad essa relativo. Innanzitutto non ci è piaciuto il metodo, perché la manovra è stata approvata dalla Giunta il 17 ottobre ed è arrivata in Consiglio soltanto l'8 di novembre. In prima commissione abbiamo fatto le corse per studiare in modo approfondito gli atti. Quando poi abbiamo visto per motivi politici di tenute della maggioranza addirittura tre rinvii. Il Presidente Gianni continua ad avere una concezione aristocratica dell'attività di governo, come se i rappresentanti del popolo fossero dei meri obliteratori delle proprie decisioni. Così non va.
ma siamo anche molto scettici per quanto riguarda questa serie di rimodulazioni, di rinvii e di opere strategiche che i toscani aspettano ormai da anni. Potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria, gli interventi sulle infrastrutture viarie. Siamo preoccupati per la tenuta dei conti della sanità. Questa terza variazione arrivano 46 milioni, di cui 10 per Cisanello e 36 per coprire dei buchi che sono stati fatti con l'utilizzo di fondi correnti dall'ASL per manutenzione straordinaria. Altra procedura impropria per quanto sostiene la Corte dei Conti. E in ultimo ci sono addirittura delle disposizioni non aventi natura finanziaria, l'operazione di Cosmic, New Sesta Lab, che non dovrebbero stare in questa legge, ma che invece per motivi di urgenza vediamo, ecco, proprio essere inseriti. Quello che continuiamo a dire è che la Toscana ha bisogno di idee chiare. Il Presidente Gianni deve esporci qual è la sua visione di Toscana. Noi lo diciamo, una Toscana che sappia certamente coniugare la propria capacità di attrarre turisti con il rilancio e il sostegno alla produzione manifatturiera. Invece Gianni continua a deludere e ha sempre più problemi all'interno della propria maggioranza. Si conferma l'impressione che la Giunta operi con interventi a spot, senza una vera programmazione che porti a una crescita economica della Regione Toscana, ma soprattutto non si capisce nemmeno in base a quale ordine di priorità vengono dati questi finanziamenti. In questo caso si tratta soltanto di rimandare ai prossimi anni delle cifre che non sono state ancora utilizzate, ma c'è anche delle cose straordinarie, ossia stanziare 12 milioni di euro per le bonifiche del SIN-SIR di Massa dopo che la Regione è riuscita a perdere i 17,8 milioni di euro stanziati dal Ministero, dal MITE, a causa di una sua endemica inerzia. E non solo, sono stati stanziati 10 milioni di euro per l'incremento dei costi dell'energia all'ospedale di Cisanello, ma non c'è notizia di tutti gli altri ospedali della Toscana. Stessa cosa per le opere infrastrutturali per le quali è stato previsto un aumento dei costi delle materie prime, ma non per tutte, quindi viene quasi a mancare un principio di equità per tutte le opere infrastrutturali che sono in programma. Quindi ora aspetteremo la replica del Presidente Gianni che ci dica che cosa prevede al riguardo. Una variazione di bilancio che di fatto ci delude tantissimo, perché noi riteniamo che un ente legislatore di programmazione come la Regione Toscana dovrebbe fare interventi con una visione generale. Dovremmo finanziare gli impianti sportivi, dovremmo finanziare la cultura, i teatri, dovremmo finanziare gli alloggi popolari, non quell'impianto sportivo, quel teatro, quella scuola, perché riteniamo che così si faccia male il lavoro di legislatori. Noi riteniamo che in questa fase tanti dovrebbero essere gli interventi per sostenere il carico delle famiglie, soprattutto da un punto di vista di interventi sociali, in un momento di crisi drammatica, di crisi sociale pesante, con gli sfratti che aumentano, con le richieste di contributo all'affitto che non riescano ad essere colmate dagli enti locali. Quindi ci aspettavamo che su questa variazione di bilancio la Regione Toscana volesse fare degli interventi di visione che andassero a comunque intervenire su ambiti generali. Invece troviamo il solito interventino alla Gianni maniera che va a rispondere alla singola domanda del singolo comune, del singolo teatro, del singolo impianto sportivo, con una scelta noi riteniamo del tutto arbitraria, che non penso sia un bel modo di interpretare il ruolo della Regione Toscana. Un atto molto importante che Tel Aviv ha sostenuto con forza, perché in questa misura finanziaria vengono finanziati interventi molto importanti nei territori, a partire dal sistema sanitario,
per arrivare a interventi ormai necessari in molti comuni, riguardano le palestre scolastiche, riguardano impianti sportivi, riguardano teatri, cinema, il sostegno per esempio ai comuni che devono fare interventi urgenti, pensiamo a quello di Montepulciano sulle mura o altri comuni che necessitavano urgentemente di risorse. La Regione Toscana si fa trovare pronta nel sostenere le richieste che arrivano dai territori. Tel Aviv è stata determinante per portare questo atto in aula, rivendichiamo il nostro ruolo in maggioranza e su questo lo stiamo rivendicando in termini anche politici per attuare, dopo 2 anni di mandato, una nuova programmazione che possa rideterminare lo slancio nuovo per quanto riguarda un mondo che è cambiato rispetto alle questioni energetiche, dei rifiuti. Pensiamo al sostegno alle imprese, abbiamo portato un fondo a sostegno di quelle imprese che ancora faticano dopo l'esperienza del Covid e che hanno problemi a pagare le bollette, quindi siamo soddisfatti di questa manovra di bilancio che abbiamo voluto fortemente essere approvata in queste settimane perché appunto potesse provare e produrre degli effetti fin dai primi mesi del 2023. Una variazione di bilancio che naturalmente non si discosta rispetto a quello che è il motivo trainante di 2 anni di mandato, ovvero una totale assenza di programmazione, misure estemporanee, misure che sostanzialmente denotano una totale mancanza di visione sul futuro della Toscana. Non c'è niente per le imprese, non c'è niente per le famiglie, non c'è ricorso anche all'indebitamento e quindi alla contrazione di mutui che possa giustificarsi nell'ambito di interventi strutturali importanti. Ecco perché naturalmente su questo noi esprimeremo totalmente un voto contrario. Rimangono ancora dei capitoli aperti, il capitolo del bilancio della sanità, ancora non sappiamo esattamente l'entità delle risorse che ci saranno, si cerca di scaricare le incertezze sui bilanci, sulle politiche del governo, quando in realtà sembra che arriveranno altri fondi, c'è ancora aperta la questione delle società partecipate, c'è sostanzialmente un caos che naturalmente abbiamo visto esprimersi al massimo anche nella difficoltà, in quello che io definito quasi uno psicodramma, di approvare poi in commissione questa variazione. Segno evidente che c'è anche naturalmente una crisi politica dietro a questi provvedimenti che naturalmente noi stentiamo a definire manovre finanziarie che non tengono assolutamente conto nemmeno del contesto socio-economico che pure IRPET ha delineato con una certa chiarezza. Ancora manca una sostanziale cronoprogramma certo su quello che è l'impiego delle risorse, soprattutto del PNRR, che anche questa è una voce importante perché si tratta comunque di una spesa pubblica che in qualche modo dovrebbe essere destinata ad investimenti duraturi. In realtà ciò che appare è che in Toscana si continua ad indebitarsi per fare opere che in realtà poi non tengono conto minimamente di una prospettiva e di un consolidamento futuro anche del nostro patrimonio regionale. L'ultima variazione di bilancio consente di inquadrare quello che è stata l'attività economico-finanziaria della Regione Toscana. Il fatto di avere solo 3 variazioni di bilancio in un anno dà conferma della ottima attività di programmazione che c'era nel bilancio che approvammo alla fine del 2021, il bilancio di previsione 2022, e questo quindi conforta la correttezza, la serietà, la forza dell'azione amministrativa della Regione Toscana. Questa è una variazione di bilancio che si è rivolta soprattutto al sostegno alle attività culturali, 4/5 della spesa corrente che è stata prevista è stata per le attività culturali, come sempre l'ultima variazione di bilancio. E devo dire che anche dalla mancanza di rilievi su queste politiche culturali che è venuta in Consiglio ne traggo lo stimolo del ben fatto rispetto a quello che è la politica di sostegno alle biblioteche, ai musei, alle fondazioni liriche, alle fondazioni teatrali che la Regione Toscana ha messo in campo. Sono altresì convinto che la variazione di bilancio rende molto equilibrato rispetto al territorio il livello degli investimenti che la Toscana e con la parte corrente il sostegno alle istituzioni che gestiscono dal Pucciniano al Carnevale di Viareggio, dal Teatro Comunale di Firenze a quello che sono la rete dei musei toscani, alla Pergola che interviene a Firenze come a Pontedera e a Peccioli, insomma una possibilità di vedere una buona gestione attraverso il sostegno della Regione e degli ottimi investimenti, dal teatro di San Giovanni Valdarno a quello di Fognano della Chiana, al ripristino della correttezza della cinta muraria a Montepulciano, a tutta una serie di interventi anche su impianti sportivi, penso allo stadio di Atletica Empoli, alla capacità a Certaldo di finire con i
500.000 euro della regione, un intervento di 7 milioni che ci porta a una piscina che va su tutto il territorio. E io devo dirvi che ho ricevuto un vasto consenso proprio sulla base di questa proposta, che mi sembra confortato dalla coesione della maggioranza. Bene, anche per questa edizione è tutto. Noi vi ringraziamo della consueta attenzione che dedicate a questa nostra interessante rubrica. Vediamo appuntamento ad una prossima occasione. Simone Scalaberni e Marcello Sani alla ripresa. Regione Toscana, il Consiglio regionale.